Sapete, c'è un aumento dei contagi. Oltre 3.000 contagi, 3.600 registrati nella giornata di ieri, naturalmente un dato che preoccupa, allarma. Tra l'altro da oggi insomma, sono in vigore le nuove regole imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, obbligo di mascherina all'aperto. E allora facciamo così, andiamo subito a Milano dalla nostra Carlotta Ricci, che come dire questa mattina accende le telecamere per Uno Mattina, per il pubblico di Uno Mattina, per capire come sta andando a Milano. Buongiorno Carlotta. Buongiorno Monica, buongiorno Marco. E allora come sta andando a Milano? Sta andando, diciamo, bene. Milano è una città ligia alle regole. Milano è una città che ha anche sofferto, però bisogna ricordarlo, perché è il cuore della Lombardia, di quella Lombardia che è stata l'epicentro del contagio. Ricordiamo solo un dato: ieri c'è stato un aumento in Lombardia di 520 casi, 77 solo a Milano, quasi al pari della Campania, che ha avuto 544 casi in più ed è la regione che ha avuto il maggior numero. Quindi, memore di quanto passato, Milano è una città effettivamente ligia. Che cosa vediamo dietro a noi? Qui noi siamo alla stazione Cadorna, che è uno snodo fondamentale perché arrivano i pendolari che arrivano con i treni regionali di Trenord e qui imboccano la metropolitana. Allora, qual è il problema fondamentale? La mascherina la portano i milanesi, la portano anche correttamente. Sono veramente pochi e sporadici i casi in cui abbiamo visto la mascherina abbassata o portata male. Il problema qui sono gli assembramenti, cioè le persone che si accalcano anche sulle banchine, nonostante la risposta dei gestori dei mezzi pubblici dica che tutti i massimi di persone che possono viaggiare sui mezzi pubblici sono rispettati, c'è questa denuncia in corso e questa polemica che infuria da un paio di giorni. Grazie, vedremo Carlotta. Come andrà nel corso della giornata. Ne parleremo con te anche nell'approfondimento delle 7:12. Grazie per il momento per questo flash da Milano.